finalista dei 300 cronometro junior femmine, Silenzi Giulia, rotellistica juvenile, numero di gara 142. È partita in questo momento la prova per questa atleta. Il tempo intermedio per Silenzi Giulia sulla distanza dei 300 metri per questa prova a cronometro, 28.186 il suo tempo finale. Con il numero 156 prenderà il via Chandra Elisa Savona in line. Il tempo intermedio per Chandra Elisa. E il tempo finale per questa concorrente 28.294. Alla partenza con il numero 135 di Pentiema Mafalda della società DLF Pescara. Leggiamo il tempo intermedio per questa atleta che corrisponde a 11.174. Tempo finale 28.159. Boccos Elisa numero 106, Skating Club Comina. Prendere via la prova per Boccos Elisa dello Skating Club Comina, numero di gara 106. Il suo tempo intermedio è di 10.952, migliore intermedio sino a questo momento. Ringraziamo naturalmente i cronometristi che stanno lavorando al nostro fianco per rilevare i tempi di tutti gli atleti. Il suo tempo finale è 27.823. che è il miglior tempo rilevato sino a questo momento di gara. Con il numero 128, Bonadonna Marta, pattinatore Spinea. Partita la prova anche per l'atleta Bonadonna Marta. Il suo tempo rilevato sul passaggio al traguardo. Vedremo ora il suo comportamento nella seconda frazione di gara, che la sta conducendo ad un tempo conclusivo di 28.162. Artemale Valentina, numero 164, Team Roller Senigallia. Partita la prova anche per la concorrente Artemale Valentina. Il suo intermedio. Tempo finale 27.803 con il numero 152 Camarin Carlotta della Polisportiva Cassier. Quello realizzato da Artemale Valentina è il miglior tempo sino a questo momento di gara.
11:51 il tempo intermedio rilevato per Camarin Carlotta, sta per chiudere la propria prova con un tempo finale di 27.982. Agostino Serena, 147, pattinatori San Mauro torinese. In pieno svolgimento la prova dell'atleta Agostino Serena, porta colori della San Mauro torinese. 11.073 il tempo intermedio per Agostino Serena. Tempo finale 27.856. Bonecchi Giulia, numero di gara 113, Mensana in corpore sano, Siena, la società di appartenenza. Sono già partiti i cronometri per rilevare il tempo di Bonecchi Giulia, che riesce ad ottenere un tempo intermedio di 10.735. Miglior intertempo rilevato sino a questo momento di gara. Vediamo il tempo finale per Bonecchi Giulia, che è di 27.246 ed è il miglior tempo che ufficiosamente abbiamo rilevato sin qui. Con il numero 118 dal Soglio Lisa, Faro Skating Club. Partita la prova per dal Soglio Lisa, portacolori della società di Cardano al campo, Faro Skating Club, il suo tempo intermedio 10.720. Migliore intermedio realizzato sino a questo momento di gara. Vediamo la concorrente uscire di curva in questo momento per affrontare il tratto conclusivo di rettilineo. Il suo tempo finale 27.252, secondo miglior tempo. Rossilinda, numero 169, Team Roller Senigallia. Partita la prova di Rossilinda, Team Roller Senigallia, numero di gara 169, 10.340, l'intermedio il migliore fino a questo momento, sarà importantissimo questo tratto finale. 26.195, miglior tempo registrato. Chiude questa finale 300 cronometro juniores femminile Tiberto Daria, Polisportiva Bellusco, numero di gara 117. Partita la prova per Tiberto Daria della Polisportiva di Bellusco. Andiamo a leggere il suo intermedio. 10.323, miglior intermedio, siamo al tratto conclusivo, importantissima la fase finale di gara che vale il titolo di campione italiano, 26.309, secondo miglior tempo registrato. Partita la prova per il concorrente De Pieri Fausto, gruppo Cosmo Noale, numero di gara 7. Il suo tempo intermedio 10.337. Addirittura d'arrivo
e tempo finale di 26.366. Con il numero 50 Mosser e Andrea Vittoria, pattinatore Torino. Partita la prova anche per Mosele e Andrea, sono anche naturalmente partiti i cronometri per rilevare i tempi, vediamo l'intermedio. 10.118, tempo intermedio per Mosele e Andrea. Ultimo tratto di percorso e tempo finale che si ferma a 25.975. Fiorella Andrea, numero 40, Vittoria, pattinatore di Torino. Partita la prova per Fiorella Andrea, Vittoria, pattinatore Torino, numero di gara 49. 9.877, il suo tempo intermedio. Per un tempo finale di 25.399. Miglior tempo rilevato sino a questo momento della gara con il numero 67 Zarlenga Andrea, pattinatore di San Mauro torinese. E in pieno svolgimento la prova di Zarlenga Andrea, invitiamo ancora gli atleti senior a portarsi nell'area predisposta per i concorrenti. 10.087 l'intermedio di Zarlenga Andrea, secondo miglior intertempo rilevato sino a questo momento, tempo finale 25.419, secondo miglior tempo. Con il numero 80, Diamanti Mattia, Roller Club Lendinara. Vediamo il tempo intermedio per Diamanti. 9.757, miglior intermedio rilevato sino a questo momento di gara. Vediamo il suo tempo finale che è di 24.978, miglior tempo rilevato. Con il numero 4, Passarotto Riccardo, Skating Club Rovigo. Partita la prova anche per il concorrente Passarotto Riccardo, Skating Club Rovigo. Il suo intermedio, secondo miglior intermedio rilevato. Il suo tempo finale. Con il numero 56, Serraglini Matteo, Rotellistica Roseda Merate. Un attimo prima di partire.
Può partire quando lo ritiene opportuno il concorrente 56 Seraglini Matteo, rotellistica Rosida Merate. Parte adesso la prova di Seraglini Matteo. .921 il suo intermedio, terzo migliore intertempo rilevato sino a questo momento di gara. Siamo al tratto finale, 25.265 il suo tempo finale, secondo miglior tempo registrato. Con il numero 11 Sartorato Cristian, gruppo Cosmo Noale. Parte la prova di Sartorato Cristian, gruppo Cosmo Noale. .931 l'intermedio per Sartorato Cristian. Tempo conclusivo 25.201. Con il numero 10, Petrin Alberto, gruppo Cosmo Noale. Secondo miglior tempo, quello realizzato da Sartorato Cristian. Parte la prova per Petrin Alberto, gruppo Cosmo Noale. Tempo intermedio per lui 9.511. Miglior intermedio rilevato sino a questo momento della gara. Il suo tempo finale 24.648. Miglior tempo con il numero 24 Tiberto Carlo, Polisportiva Bellusco. Partita la prova per Tiberto Carlo, Polisportiva Bellusco, numero di gara 24. 10.047 il suo tempo intermedio. .25.060 il suo tempo finale, terzo miglior tempo rilevato sino a questo momento della gara. Con il numero 88 Lotto Mattia, Polisportivo D'Ugento Team. In pieno svolgimento la prova di Lotto Mattia, Polisportivo D'Ugento Team, il suo tempo intermedio 9.900. Siamo all'ultima curva anche per questa atleta, l'ultimo sprint conclusivo sul traguardo, il suo tempo finale 25.234. Chiude questa finale a cronometro sui 300 metri junior maschi De Flavis Marco, numero 60, Rolling Pattinatori Bosica. Partita la prova di De Flavis Marco. Leggiamo l'intermedio di questo atleta, 9.779. Terzo miglior intermedio per De Flavis, tratto finale 24.800 il suo tempo finale.
con il numero 104 Prior Jessica Pattinatori Spinea. Partita la prova per Prior Jessica, la prima atleta categoria senior femmine ad aprire la finale sui 300 cronometro. L'intermedio 11.264. Vediamo l'ultimo tratto di percorso come verrà coperto da questa atleta, che chiude con un tempo finale di 28.830. Numero 94, Dandola Valeria, gruppo pattinatori savonesi. Partita la prova anche per Dandola Valeria, della pattinatori savonesi, il suo numero di gara è il 94, mentre il suo tempo intermedio è di 11.040. Tempo finale per la concorrente Dandola Valeria, 28.260. Con il 109 Fiorina Federica, centro rotellistico Siracusa. Invitiamo la categoria senior che dovrà dare vita alla finale sui 15.000, successivamente le due finali crono, a portarsi nell'area predisposta per i concorrenti a disposizione dei giudici. 11.370 intanto il tempo intermedio rilevato per la concorrente in gara Fiorin Federica, che chiude la sua prova con un tempo di 28.483. 132 Ignari Roberta, Schetting Verola alla partenza. Partite in questo istante la prova per Agnali Roberta, Schetting Verola, la società di appartenenza è 132, il suo numero di gara. Il suo tempo intermedio è di 11.047. Ultimo tratto di percorso, tempo finale 28.017. Pamela Federica, Cus L'Aquila, numero 133 al via. Parte in questo momento la prova a cronometro per l'atleta Panella Federica. Tempo intermedio 11.220. Per un tempo finale di 27.934. Miglior tempo rilevato sino a questo momento di gara. Vio Chiara, numero 93, gruppo Cosmo Novale alla partenza. Il tempo intermedio per Vio Chiara. Ribadiamo ancora l'invito alla categoria junior femmine, finale 15.000, nell'area predisposta per i concorrenti. Il tempo finale intanto per Vio Chiara è di 27.824. Rossini Benedetta, Rinascita, Pattinaggio Ravenna, numero di gara 114.
Intermedio 10, 775, miglior intermedio rilevato sino a questo momento di gara per Rossini Benedetta, Rinascita, pattinaggio Ravenna. Vediamo il suo tempo finale che è di 27.527. Miglior tempo registrato sino a questo momento della gara con il numero 134, Simbula Carlotta, Associazione Sportiva I Corvi. In pieno svolgimento la prova per Simbula Carlotta, che ci regala un intertempo di 10.494 del migliore intertempo rilevato. Ultimo tratto di percorso per la concorrente Simbula Carlotta e il suo tempo finale 26.743, che risulta essere il tempo migliore registrato sino a questo momento di gara. Santoro Erika, numero 113, vittoria pattinatore Torino alla partenza. Tempo intermedio per Santoro, 10.620. Per un tempo finale di 27.256. Contenti Desiree 119, rotellistica Juveniglia. Partita la prova per Contenti Desiree. La vediamo al passaggio sul traguardo che ci consente di rilevare il suo intertempo che è di 10.697. 10.697 l'intermedio per Contenti Desiree. Suo tempo finale 26.805. Buongiorno Giulia, numero 96, Skating Club Comina. Partita la prova anche per l'atleta dello Skating Club Comina. Buongiorno Giulia. Il suo tempo intermedio 10.234. Miglior tempo intermedio registrato sino a questo momento di gara. Devo vedere il comportamento di questa atleta nella fase conclusiva del percorso, che chiude con un tempo di 26.459 ed è il miglior tempo, sempre ufficiosamente parlando. Chiude la finale signor femmine a cronometro, Sanetti Erika, numero 105, pattinatori Spinea. Parte in questo momento Zanetti Erika, pattinatore Spinea, numero di gara 105. Vediamo il suo tempo intermedio che corrisponde a 10.362. Secondo miglior intertempo rilevato. Il suo tempo finale è di 26.182 il programma per il pomeriggio, quindi Bacheca è già esposto, il programma gare per domani, importante ritrovo alle ore 16 con le premiazioni delle gare di quest'oggi. È già partita intanto il primo concorrente, Lotto Simone, numero 85 della Polisportiva d'Ugento Team, che ha un intermedio di 9.985.
Tempo finale 25-255. Con il numero 8 Moneglia Domenico, gruppo Cosmo Noale alla partenza. Tempo intermedio 9.815 per l'atleta Moneglia Domenico. Vediamo il tempo finale per questo atleta che è di 25.172. Con il numero 50 Gili Stefano, pattinatore San Mauro torinese. Parte in questo istante la prova per Gili Stefano della pattinatore San Mauro torinese. Rileviamo l'intertempo di questo atleta che è di 9.768. 9.768 per Gili Stefano, migliore intertempo registrato. Tempo finale 24.841. Con il numero 58 Polese Carlo, Polisportiva Cassier. Visto che siamo in tema di record mondiali, abbiamo anche qui un record mondiale che è di 24.250 realizzato dallo statunitense Manta a Daining in Cina il 19-9 del 2009, 24.250 sui 300 metri in pista. Partita la prova anche per il concorrente della Polisportiva Cassier, Polese Carlo, numero 58. Il suo intertempo è 9.735. Miglior intermedio rilevato sino a questo momento di gara. Tempo finale 24.888. Mezza lira Mirko dell'Azzurra Pattinaggio Corsa, numero 64 alla partenza. Partita la prova anche dell'atleta mezza lira Mirko, Azzurra Pattinaggio Corsa. Il suo tempo intermedio di 9.921. Tempo finale 25.156 con il numero 44 Cuncu Giacomo della Sportiva Elmas alla partenza. Prende via la prova di Cuncu Giacomo, Sportiva Elmas. Vediamo il suo tempo intermedio che risulta essere di 9.926. Per un tempo finale di 24.985. Con il numero 7 Donato Leonardo, gruppo Cosmo Noale. Partita la prova per Donato Leonardo, gruppo Cosmo Noale, numero di gara 7. Tempo intermedio a suo favore 9.717.
Miglior intermedio registrato sino a questo momento di gara. Bonato Leonardo chiude con un tempo di 24.829. Miglior tempo fino a questo momento rilevato. Volta Torni Matteo, Rolling Pattinatori Borsica, numero di gara 49 al via. Partita la prova per Volta Torni Matteo, Rolling Pattinatori Borsica Martin Sicuro. Tempo intermedio per lui 9.676, miglior intermedio rilevato. Ultimo tratto di percorso, chiude con un tempo di 24.846. Con il numero 14 Spreafico Stefano, Polisportiva Bellusco. Partita la prova per Spreafico Stefano della Polisportiva di Bellusco, numero di gara 14. Tempo intermedio 9.914, miglior intermedio rilevato sino a questo momento di gara. Tempo finale 24.792. Miglior tempo per Spreafico Stefano sino a questo momento di gara, con il numero 53 Martino Simone, pattinatore in San Mauro Torinese. Parte la prova per Martino Simone della pattinatore in San Mauro Torinese. 9.619 il intermedio, miglior intermedio ottenuto per Martino Simone. Tempo finale 24.570. Miglior tempo con il numero 31 Sargon Danni, rotellistica Settempeda. Partita la prova anche per Sargon Danni. Il suo intermedio 9.716. Tempo finale 24.709. Secondo miglior tempo registrato. Chiude la finale 300 crono senior maschi Angeletti Andrea, numero 22 roller Civitanova. Partita la prova di Angeletti Andrea, roller Civitanova. Rileveremo il suo intertempo fra pochi istanti. 9.475 l'intermedio di Angeletti. Miglior intermedio. Vediamo il comportamento nella seconda parte di percorso per questo atleta che ci sembra ottimo. 23.831! Abbiamo detto prima il record mondiale dello statunitense Mantia era di 24.250, ottenuto Dining in Cina il 19.9 del 2009, e in funzione di quanto sono i dati che sono in nostro possesso è stato battuto, andrà verificato, ma ripeto, questi sono valori. Spero tra breve di potervi comunicare anche la media oraria tenuta da Angeletti Andrea in questa
300 cronometro, davvero entusiasmante.